La finalità di questo emendamento è quella di spostare risorse destinate ad un'opera che per noi è notoriamente inutile, qual è il People Mover, che vede imputato l'illustre processo. E anche questa occasione è utile per ribadire che l'opera va fermata, quantomeno a titolo precauzionale, finalizzando quei fondi ad interventi che ormai sono diventati urgenti, quali la bonifica del sito ex Razzaboni. Parliamo di bonifica perché non è vero che la normativa non impone all'ente pubblico di bonificare, ma impone solo che non vi sia rischio per la salute pubblica, come è stato detto dai funzionari di questa regione ad un consiglio comunale aperto. È invece vero che la Commissione europea esige non soltanto di chiudere o di mettere in sicurezza le discariche, ma anche di bonificarle. Peccato però che ad oggi non sappiamo neanche quanto è inquinato il terreno, fin tanto che non portiamo via tutti i cumuli, compresi 20.000 metri cubi di fanghi tossici. E ritorniamo al punto di partenza. Bisogna stanziare i soldi a bilancio per permettere al Comune di espropriare il terreno. Lo diciamo soltanto da marzo. Nel frattempo la prima multa semestrale che c'era stato assicurato non arrivasse è arrivata. E diciamo anche che sono curiosa di vedere quali documenti fornirete al Ministero per attestare che il sito non produce più effetti dannosi per l'uomo e per l'ambiente. Perché se anche fosse vera la teoria secondo la quale sarebbe sufficiente che il rischio per la salute pubblica fosse azzerato, insistendo sul fatto che l'area Mise è messa in sicurezza perché coperta 8 anni fa con una geomembrana che ha avuto diversi problemi di tenuta, tra l'altro, ricordo per l'ennesima volta che già nel 2007, durante la conferenza di servizi, ARPA, riferendosi proprio all'utilizzo della geomembrana, disse: si tenga presente la limitata durata dello stoccaggio, trattandosi di messa in sicurezza di emergenza, perché una tale soluzione non può dare garanzie nel tempo di mancata diffusione degli inquinanti e non può essere considerata una soluzione definitiva. Dal 2007 a oggi non è cambiato assolutamente nulla. Se poi a questo si aggiunge il fatto che la discarica ex Razzaboni si trova in un'area potenzialmente esondabile, appare chiaro che il rischio per la salute dei cittadini esiste e a vederlo siete solo voi. Sappiamo però anche, sempre per tornare al finanziamento, della possibilità che il Ministero inserisse il costo dell'intervento nella legge di stabilità. A me dispiace che non ci sia l'assessore perché volevo rassicurazioni in questo senso, visto che la stabilità è stata approvata dal Governo, mi piacerebbe sapere se questi soldi sono stati effettivamente stanziati oppure no.